c'è un incontro del seminario, oggi parliamo di blasfemi con Sonia Sardelli, assistente di ricerca presso l'Università Vergata di Roma, e Barbara De Vivo, attivista ricercatrice queer. Volevo fare una brevissima introduzione, lasciare il tempo possibile al dibattito, poi successivo. E niente, magari c'era anche qualcuno di voi che non c'era il primo incontro, quindi volevo un attimo insistere sulle modalità del seminario. Come si diceva già nello scorso incontro, questo è un seminario di autoformazione, quindi appunto in cui ci prendiamo spazio e tempo per immergere le mani nella realtà che ci circonda e studiare e conoscere quello che desideriamo e che ci va fondamentalmente. La nostra idea di sapere è sempre stata contro una presunta neutralità del sapere, l'abbiamo sempre inteso come un'arma che ci rigetta direttamente nel presente, come uno strumento comunque di intervento collettivo nel mondo materiale, e in questo senso abbiamo pensato anche alla costruzione dei laboratori che si interpongono fra i vari incontri e anche appunto lo spazio che lasceremo al dibattito poi successivo, proprio come momenti in cui questo seminario viene costruito davvero, davvero insieme, davvero collettivamente, in cui decidiamo le direzioni, le modalità del seminario. Quindi invito anche caldamente a partecipare ai laboratori che ci saranno fra un incontro e l'altro. E proprio sulla scia di quello che ho detto, che vorrevo fare giusto due accenni al femminismo, parlando anche di un personalissimo approccio al femminismo nero. Io appunto mi sono approcciato grazie a questo bellissimo libro di Beluzzi, che è Elogio del Margine, che mi ha davvero entusiasmato come libro. E quindi, cioè, appunto, sulla scia di quello che aveva detto Beluzzi, che avevo detto prima, Beluzzi in questo libro parla di questa frizione che ritrovo appunto fra una molteplicità di identità che appaiono inconciliabili eppure convivono, coabitano nel corpo della donna. E ogni volta nel testo, a partire da queste contraddizioni, a partire da queste presunte inconciliabilità, cerca sempre in realtà di ritrovare o di ricercare una sperimentazione, cioè una messa a critica di queste identità verso la ricerca anche di un'eccedenza o un'eccessività in questa appunto molteplicità identitaria apparentemente inconciliabile. Quindi in certo senso mettendo a conflitto queste situazioni, però con un conflitto che si fa sempre propositivo, ed è un metodo che Velux adotta in disparati ambienti, appunto parla di cultura accademica come di cultura popolare, parla di teoria e pratica politica, parla di arte, di cinema, di musica, di Tina Turner, di Naomi Campbell, della mercificazione del corpo, della sofferenza e del coraggio della donna nera, e anche di un presente e un passato di una comunità nera appunto marchiata dal colonialismo e dalla schiavitù. Però appunto in questa potenza del discorso, in questa potenza delle parole di Beluz, in cui lei cerca continuamente di ribaltare, di trasformare, di usare delle categorie, dei concetti come appunto quello di margine che fa nel libro, come lo stesso concetto di casa come sito di resistenza che appunto nel libro in un aperto conflitto anche con un'idea di spazio domestico del femminismo appunto eurocentrico, sì, questa potenza del discorso, questa potenza del linguaggio è quello a cui speravo o cercavo di riferirmi prima quando appunto parlavo di una strumentalità del sapere, cioè un uso del sapere appunto che immerge le mani direttamente in una realtà che ci circonda e quindi utilizza un po' anche una sfera quotidiana o appunto delle esperienze quotidiane, non come staccato appunto da una teoria, ma come appunto contingenti e come spazio in cui invece far liberare appunto e liberare questo tipo di sapere. E appunto in virtù di questo approccio, per quanto potrebbe essere stato noioso, che volevo finire con una suggestione, che in questa poesia bellissima che appunto è presente nel testo di Nicky Giovanni. Si chiama Woman Poet, Belux lo definisce un grido di resistenza da parte della donna nera che si oppone alla rappresentazione razzista e sessista del suo corpo, del suo essere,
e di sé. La poesia fa così: oggetto sessuale se sei carina, e non amore o amore, niente sesso se sei grassa. Fatti indietro cicciola nera, si madre nonna, cosa forte, ma non donna, donna da giochi, donna romantica, bisognosa d'amore, a caccia di uomini, mangiatrice di cazzi, stropiccia maschi, donna in cerca di sesso, alla ricerca d'amore. Lascerei io la parola alle ragazze. Bello, applauso. Grazie per questa intensa introduzione, che ovviamente adesso ci rende tutto più difficile. E insomma, vabbè, spero di, sicuramente non sarà altrettanto intensa, ma insomma, spero di dire delle cose utili e interessanti. Più che altro vi chiedo di essere partecipi e di insomma anche darci dei segnali mentre parliamo su cosa è chiaro e cosa non lo è. Insomma, questo è un seminario, vorremmo che fosse un'occasione per crescere insieme, e so che parleremo di questioni che in genere non fanno parte dei vostri curriculum universitari, quindi insomma, sarebbe utile per me mentre parliamo, ecco, sapere se stiamo dando delle cose per scontato, quindi se ci sono dei dubbi, delle questioni, per me fermatemi tranquillamente e insomma ponete delle domande. E io comincerò a... Sì, prima di tutto, magari prima di entrare io vi chiederei di entrare e sedervi qui per terra, non avevamo abbastanza sedie, ma c'è lo spazio, quindi anche se non è comodissimo, insomma cerchiamo di starci tutte, sì, ce la dovremmo fare. Ecco. E mentre voi vi sedete, insomma vi dico molto brevemente che ci siamo un po' divise il lavoro io e Barbara, e quindi comincio io a parlare semplicemente perché anche in senso cronologico io pensavo, sì, però venite dentro anche voi, vedervi là in piedi sulla porta, così siete liberi di scappare, va bene, ok, ovviamente è concesso. No, vi dicevo, insomma, comincerò a parlare io semplicemente perché la parte del discorso a cui mi dedico io è quella relativa più alla genesi anche storicamente del femminismo nero e afroamericano, mentre Barbara si concentrerà più su degli sviluppi che sono più contemporanei, sulle prospettive queer e le intersezioni con appunto la razza e il colore. Quindi insomma io vorrei cominciare parlando un po' di femminismo nero, prima di tutto insomma cercando di definire che cosa intendiamo per femminismo nero, perché so che avete appunto che questo ciclo di seminari è organizzato a partire dalla critica del femminismo bianco eurocentrico o comunque etnocentrico, e quindi nel corso dei diversi incontri vi occuperete di varie declinazioni del femminismo, appunto di quelli che oggi chiamiamo femminismi, e cominciamo, insomma, mi sembra ottima la scelta di cominciare dopo una prima lezione sul concetto di intersezionalità con il femminismo nero, proprio perché la critica del femminismo nero, del femminismo delle donne afroamericane negli Stati Uniti, e quindi del femminismo che nasce dall'esperienza diretta dell'eredità della schiavitù negli Stati Uniti, è quello che storicamente ha creato quello shock, quella critica dirompente, quella rivoluzione vera e propria all'interno della pratica e del pensiero femminista, che poi ha aperto la possibilità per la proliferazione di una molteplicità di femminismi come sono quelli che noi oggi conosciamo. Però appunto, che cosa intendiamo per black feminism, femminismo nero, possiamo dare, c'è un dibattito aperto su questo, possiamo dare diverse accezioni a questa definizione. Io ho scelto di concentrarmi oggi appunto specificatamente sul femminismo, sull'esperienza delle femministe appunto nere afroamericane,
Però questo termine femminismo nero in alcuni contesti viene utilizzato invece in maniera più generale, più inclusiva, per appunto definire tutti i femminismi che sono altri dal femminismo bianco considerato mainstream. Questo proprio perché il termine black, a seconda dei contesti storici e sociali, ha un significato diverso, per cui già nell'inglese americano e nell'inglese invece anglosassone e britannico ha un'accezione diversa. Per esempio, insomma, in alcuni contesti per black si intende tutto ciò che non è bianco, che è però una definizione un po' per esclusione, una definizione che inserisce in un unico calderone tutto ciò che appunto è in contrasto con il femminismo bianco e occidentale. In altri contesti in genere negli Stati Uniti per black si intende appunto più specificatamente l'esperienza, la pratica politica e le riflessioni delle femministe afroamericane e appunto quindi soprattutto l'eredità della schiavitù, l'esperienza specifica della schiavitù e quindi una prospettiva afrocentrica. Per invece parlare di tutte le altre differenze è stato scelto di utilizzare l'espressione women of color, che invece dovrebbe racchiudere in maniera più generica tutte le altre esperienze di donne che appunto non sono bianche. In alcuni contesti questa espressione va a comprendere quindi ad esempio anche le donne nativoamericane oppure le donne del subcontinente indiano, insomma, quindi bisogna mettersi d'accordo anche su come utilizziamo queste espressioni. Quello che per me è importante è appunto non utilizzarle in maniera generica, nel senso che poi l'espressione black feminism nasce da questa esperienza specifica delle donne afroamericane e che è molto diversa rispetto alle donne che sperimentano l'eredità del colonialismo, perché una cosa è appunto la storia della schiavitù, una cosa è la storia del colonialismo, e ovviamente però esistono delle continuità, delle esperienze comuni tra donne nere in diverse parti del mondo, no? Tra donne nere che vivono ad esempio negli Stati Uniti o in Sudafrica. Ma esistono insomma sia delle continuità che delle discontinuità, ed è necessario sempre tenere conto delle esperienze specifiche quando facciamo delle affermazioni su appunto sull'esperienza delle donne nere e sulle loro elaborazioni teoriche. Quindi io mi concentro per oggi sulla genesi del femminismo nero negli Stati Uniti, e in particolare vorrei partire da un testo che è di cui ho visto vi hanno già parlato Vincenza Perilli e Liliana Elena nel primo incontro, che è il manifesto, la dichiarazione di intenti del Combahee River Collective, che è un testo che è considerato anche diciamo storicamente uno dei testi fondanti del femminismo afroamericano. Però vorrei che insomma da questo testo cercare poi di tracciare anche delle linee di riflessione che ci possono essere utili per comprendere anche le esperienze e le riflessioni successive, e soprattutto vorrei partire da un punto che mi sembra importante. Cioè molto spesso diamo per scontato che il femminismo nero sia una critica del femminismo bianco, appunto occidentale, mainstream, che questo sia il nodo centrale della questione. In realtà questo è vero fino a un certo punto, però non possiamo interpretarlo soltanto come appunto una critica del femminismo bianco, ma è importante tenere conto che questa riflessione e questa pratica politica nasce soprattutto per la necessità di elaborare una pratica politica e una teoria femminista a partire dall'esperienza specifica delle donne nere africane americane.
e quindi insomma non c'è solo una parte critica di distruzione di un sapere che è stato prodotto, ma anche una parte di elaborazione propositiva, di costruzione di un percorso politico autonomo a partire dalla propria esperienza diretta e dalla propria identità, dalla costruzione di un'identità politica collettiva in quanto donne nere che vivono negli Stati Uniti. E ovviamente tutto questo non può prescindere da quindi una critica al femminismo bianco, ma una critica dall'interno, nel senso che comunque molte delle questioni, dei temi che sono centrali nel femminismo bianco lo sono anche per il femminismo nero, ma sono elaborati ovviamente a partire dalla propria esperienza specifica, da un punto di vista diverso. E poi ovviamente altro fondamento è tutta la teoria critica afroamericana, per cui la critical race theory, l'esperienza del movimento per i diritti civili, del Black Power, le Black Panthers, tutto un bagaglio insomma di culturale, di pratica politica, di forme di organizzazione che ovviamente è centrale all'interno della storia del femminismo nero. E appunto, vi dicevo, volevo partire parlando di questo testo che si intitola A Black Feminist Statement. So che appunto ne avete già parlato, però magari cerchiamo di spero di non ripetermi, ovviamente, sia se vi dico cose che insomma sono già state dette, magari ditemelo, perché non ho avuto modo di sentire tutto quello che vi siete detti nell'incontro precedente. E insomma, spero appunto di non ripetermi, però volevo partire da questo testo perché, come vi dicevo, è un testo dirompente e è un testo che è in qualche modo pionieristico rispetto a delle riflessioni che poi verranno portate avanti da tante altre femministe e lesbiche nere negli anni a seguire. Parliamo di un testo che risale al 77, che è stato pubblicato per la prima volta in volume nel 79 e che è stato tradotto in italiano soltanto nel nel 2005, ecco, grazie Barbara. Cioè, no, questo tanto per darvi un'idea della circolazione che certi testi hanno in Italia e quindi del ritardo che abbiamo nel conoscere insomma determinate riflessioni. E, allora, questo testo è un manifesto di un collettivo di femministe e lesbiche nere che sono attive a Boston appunto dagli inizi degli anni 70 fino agli inizi degli anni 80 e si incontrano a Boston. Sono un gruppo di femministe e lesbiche nere che si sono incontrate per la prima volta a un incontro del National Black Feminist Organization, che era una delle prime organizzazioni separatiste di femministe nere. Cioè, diciamo, agli inizi degli anni 70 le donne nere che vivono negli Stati Uniti si rendono conto che appunto il femminismo fino ad ora ha cancellato le loro esperienze, ha dato per scontato che tutte le donne avessero qualcosa in comune per il semplice fatto di essere donne, quindi per la comunanza biologica del fatto di essere nate in un corpo di donna, e quindi ha cancellato l'esperienza delle donne nere, che sono diverse in termini appunto di razza, colore, ma anche di scelte sessuali, di classe. E queste donne si incontrano e decidono di formare un collettivo autonomo e scrivono questo testo, che è un po' il loro manifesto, la loro dichiarazione di intenti. E la prima cosa che volevo farvi notare è la scelta del nome del collettivo. Il collettivo sceglie di chiamarsi appunto Combahee River Collective, è il collettivo del fiume Combahee. Questo fiume è importante perché
questo nome è un modo per sottolineare l'importanza di costruire una genealogia femminista nera, nel senso che il fiume è un modo per ricordare un evento storico, il fatto che il 2 giugno del 1863, durante la guerra civile negli Stati Uniti, una donna nera, Harriet Tubman, che era nata schiava e poi aveva ottenuto la libertà, organizza una vera e propria operazione di guerriglia, che è la più grande operazione militare condotta da una donna nella storia degli Stati Uniti, un'operazione attraverso la quale questa donna riesce a far liberare più di 750 schiavi, facendoli scappare dalla Carolina del Sud. E quindi, insomma, già dal nome si capisce che la volontà è quella di recuperare alla storia l'idea che sono sempre esistite delle femministe nere, anche se non hanno mai avuto voce, non hanno mai avuto spazio all'interno del discorso femminista mainstream, che appunto è cieco di fronte alla razza e al colore. Quindi il primo punto che viene elaborato, il manifesto è diviso in quattro punti, è molto schematico, ma proprio per questo è veramente chiaro, incisivo e, come vi dicevo, dirompente. Il primo punto è appunto la genesi del femminismo nero contemporaneo, e questa genesi viene ricostruita attraverso appunto la ricostruzione di una genealogia in cui vengono identificati dei nomi di donne che hanno partecipato alla lotta per l'emancipazione dalla schiavitù e contemporaneamente alla lotta per il suffragio universale, quindi la rivendicazione del diritto di voto per le donne. E quindi tra queste donne, oltre appunto a Harriet Tubman, che viene nominata tra le prime, c'è anche Sojourner Truth, che è un'altra donna afroamericana nota per appunto il suo attivismo e il suo impegno sia per la causa abolizionista che quella suffragista, e insomma molte altre donne che vengono nominate. E questo atto, badate bene, di nominare le proprie antecedenti, quindi di costruire una genealogia, è in realtà una questione fondamentale anche all'interno del femminismo. Cioè Virginia Woolf, ad esempio, in un testo fondante del femminismo europeo anglosassone, dice che se siamo donne dobbiamo pensare il passato attraverso le nostre madri, e lamenta proprio il fatto che per una donna è impossibile diventare scrittrice perché non ha dei modelli a cui ispirarsi. Quindi la necessità di trovare dei modelli per le donne nere che si affacciano al femminismo negli anni 70 è fondamentale. Quindi il primo passo di una pratica politica femminista nera è quello di andare a cercare appunto le proprie antecedenti e appunto affermare il fatto che il femminismo nero in realtà esiste da sempre, anche se non è mai stato riconosciuto dal femminismo bianco che le donne nere avessero una consapevolezza simultanea del fatto di una consapevolezza di appunto subire simultaneamente l'oppressione di genere, di razza e di classe, che poi è una delle questioni centrali di questo manifesto, come avrete visto, immagino, nell'incontro della settimana scorsa. Questo credo sia, però, insomma, datemi una conferma, ditemi con gli occhi almeno se questo lo possiamo dare per condiviso, no? Il fatto, so che avete parlato di intersezionalità, quindi questo testo è fondamentale nella storia del femminismo in generale, proprio perché afferma la simultaneità delle oppressioni, il fatto che l'oppressione di genere, di razza e di classe viene sperimentata simultaneamente, contemporaneamente nell'esperienza, nella vita delle donne nere. Scusate, non mi interrompere. Allora, quali sono altre donne che vengono citate in questa genealogia? Un'altra delle donne che viene citata è Angela Davis, che forse, insomma, è un nome che magari
conoscerete meglio, perché ovviamente è stata molto nota per il suo arresto, la sua incarcerazione, la sua militanza negli anni 60 e 70. Angela Davis è molto nota per la sua militanza appunto con al fianco delle Pantere Nere, il fatto di essere stata accusata appunto di aver partecipato alla lotta appunto comunista e per la liberazione nera. Meno noto è in Italia forse il suo impegno femminista, ma Angela Davis è pure autrice di un altro testo fondamentale per il femminismo nero, che è Women Raising Class dell'83, che era stato tradotto in italiano poco dopo negli anni 80 con il titolo di Bianche e Nere. Questo è il libro, ma è praticamente introvabile oggi, quindi in realtà non so se magari invece nelle biblioteche potete trovarlo. È un testo interessantissimo proprio perché Angela Davis è una delle prime a ricostruire una storia dell'esperienza specifica delle donne nere durante la schiavitù. Quello che poi insomma farà anche Bell Hooks nel libro che citava prima Andrea, però in questo libro Angela Davis spiega molte questioni che sono fondamentali per il femminismo nero, in particolare analizza tutta la questione appunto delle connessioni tra il movimento suffragista e il movimento per l'abolizione della schiavitù, e analizza proprio tutte le contraddizioni, cioè anche il razzismo interno al movimento suffragista, quindi alla prima ondata del femminismo bianco. E quindi insomma permettetevi di fare una piccola digressione dal testo del collettivo del Fiume Combahee, perché insomma mi sembra importante sottolineare questo aspetto, perché la critica ovviamente al femminismo bianco, come vi dicevo, c'è ed è fondamentale, perché le donne nere si sono trovate molto spesso nella loro esperienza a dover scegliere se dare una priorità alla lotta per i diritti delle donne oppure alla lotta per i diritti dei neri, quindi a dover sempre operare una scelta tra la lotta contro il razzismo e quella contro il sessismo, e a sentirsi ogni volta accusate quando volevano optare per una delle due di tradire l'altra lotta. E quindi fondamentale è appunto invece il ragionamento su il razzismo esplicito della prima ondata del femminismo bianco negli Stati Uniti. Non so se voi avete insomma familiarità anche con la storia del femminismo bianco in generale, perché non so se appunto studiate storia delle donne qui all'università, però negli Stati Uniti uno degli eventi fondanti della prima ondata appunto del femminismo è quella che viene chiamata la Seneca Falls Convention, delle prime conferenze nazionali in cui tutte le donne si incontrano negli Stati Uniti per cominciare a parlare della rivendicazione dei propri diritti e in particolare della necessità di ottenere il voto. E questo evento avviene nel 1848 e una delle figure, diciamo, leader di questo movimento è Elizabeth Cady Stanton, che insomma di solito viene citata e antologizzata in quei pochi manuali di storia delle donne che abbiamo disponibili in Italia. E quello che però appunto spesso non si dice è che le donne che lottavano per ottenere il diritto di voto per le donne, se inizialmente avevano sposato la causa abolizionista, nel momento in cui si avvicina la possibilità per i neri di ottenere il diritto di voto, praticamente avviene una rottura all'interno del movimento suffragista, di cui facevano parte anche alcune donne nere, perché le donne bianche prendono le distanze
necessità di rivendicare il voto per i neri, anzi cominciano a fare delle dichiarazioni apertamente razziste, per cui la stessa Elizabeth Cady Stanton, come fa notare Angela Davis appunto in questo libro Women, Race and Class che vi dicevo, cita una lettera che Elizabeth Cady Stanton scrive al New York Standard, un quotidiano che sosteneva la causa suffragista, nel 1865. Considerate che negli Stati Uniti, tanto per avere un quadro, i neri ottengono il voto nel 1868, le donne soltanto nel 1920. Quindi la causa suffragista andrà avanti, e però nel momento in cui Elizabeth Cady Stanton scrive questa lettera, stiamo parlando di 3 anni prima che gli uomini neri ottengano il diritto di voto, e la lettera appunto di Elizabeth Cady Stanton dice, vi leggo solo un paio di frasi che sono insomma molto emblematiche, capendo che si avvicina il momento in cui i neri otterranno il voto e le donne ancora invece sono molto lontane, lei dice: questa è l'ora del negro, ma siamo sicure che una volta trincerato nei suoi diritti inalienabili egli non si aggiungerà con la sua forza a chi ci tiene al guinzaglio? Non ci sono forse cittadini neri che hanno dei dubbi sull'opportunità dell'estensione del diritto di voto alle donne? E poi insomma salto, ma vi leggo una frase davvero inquietante, che è: in realtà è meglio essere schiave di un bianco colto che di un nero degradato e ignorante. Ecco, questa era l'idea insomma delle femministe bianche che lottavano per il, di alcune ovviamente delle femministe bianche che lottavano per il voto alle donne, ed è insomma un esempio di come appunto il movimento femminista delle origini e il movimento antischiavista si spezzano proprio sulla questione del voto ai neri. Altre questioni su cui si crea una spaccatura sono ad esempio la questione del diritto a una riproduzione, a una maternità consapevole, il diritto a scegliere se abortire o meno, e anche qui insomma il contributo di Angela Davis è fondamentale, e appunto nel manifesto del Combahee River Collective si accenna alla questione come una delle tematiche che sono centrali per le femministe nere. Angela Davis farà poi un lavoro sistematico proprio su perché il movimento femminista americano ha fallito nel coinvolgere le donne nere e le donne delle classi povere, le donne della classe operaia, perché evidentemente non ha riconosciuto quanto fosse diversa la percezione appunto della lotta per la legalizzazione dell'aborto e per una maternità consapevole. Cioè quello che sostiene Angela Davis è che mentre le donne bianche hanno dovuto lottare per vedersi riconosciuto il diritto a scegliere se abortire o meno, le donne nere hanno dovuto lottare per ottenere invece il diritto a scegliere di essere madri, perché le donne nere durante la schiavitù sono state considerate come delle macchine da riproduzione, cioè in un momento in cui le schiave servivano a produrre nuova forza lavoro a nessun costo, venivano considerate praticamente come delle bestie, degli animali che riproducevano nuovi schiavi, e quindi in realtà il valore di una schiava veniva valutato in base alla sua fertilità, alla capacità di fare più figli, e quindi di aumentare la schiera degli schiavi al servizio del padrone bianco, per non parlare insomma di tutte le violenze e appunto il nesso tra lo stupro, il controllo dei corpi delle donne e l'affermazione della supremazia bianca. E poi successivamente però questa percezione problematica non si risolve con l'abolizione della schiavitù, cioè quello che fa notare Angela Davis è che anche dopo l'abolizione della schiavitù per molti anni sono state portate avanti negli Stati Uniti delle politiche di sterilizzazione forzata,
per cui le donne nere, le donne immigrate, le donne portoricane sono state per molto tempo sottoposte a appunto a delle operazioni di sterilizzazione forzata, molto spesso anche senza che ne fossero consapevoli. Cioè, Angela Davis racconta, ricostruisce una serie di casi di cronaca che si verificano addirittura fino agli anni 70 del Novecento negli Stati Uniti, in cui appunto alcune donne, per esempio due sorelle, un caso del 73 in cui due sorelle afroamericane adolescenti su mi sembra di 12-14 anni erano state sterilizzate senza che ne fossero a conoscenza, facendo firmare un documento alla madre, alla quale in realtà, che era analfabeta, alla quale in realtà avevano fatto credere che stesse firmando per continuare a somministrare una pillola anticoncezionale alle donne. Questo perché? Perché le donne che avevano diritto a un sussidio statale perché appunto lo Stato doveva contribuire al mantenimento dei loro figli, a un certo punto nell'ambito di un discorso appunto di una politica anche eugenetica e di controllo delle nascite da parte dello Stato, venivano sottoposte a queste pratiche di sterilizzazione forzata in maniera massiccia. Cioè Angela Davis fa notare, dà dei dati che sono incredibili se pensate che tutto questo avveniva negli anni 70 negli Stati Uniti, e cioè lei spiega che nella Germania di Hitler sono state eseguite 250.000 sterilizzazioni in tutto il periodo del nazismo. Negli Stati Uniti nel 1972 il governo federale aveva eseguito dalle 100.000 alle 200.000 sterilizzazioni. Quindi non stiamo parlando di pochi casi isolati, di medici farabutti che operavano insomma nel silenzio, ma parliamo di una pratica istituzionalizzata. Per non parlare poi del fatto che ovviamente il movimento femminista, le femministe nere si battono contro queste pratiche, a un certo punto si riesce a interromperle, però anche con la legalizzazione dell'aborto, perché diciamo che queste pratiche erano poi anche un modo per gestire appunto la difficoltà di poter mantenere un alto numero di figli, no? Per cui è chiaro che ricorrevano alla sterilizzazione anche a volte in maniera consapevole donne della classe operaia, donne immigrate, donne nere che non erano in grado di mantenere i propri figli. Ma c'è anche un fatto che agli inizi degli anni 70 viene legalizzato l'aborto negli Stati Uniti, però qualche anno dopo, spiega sempre Angela Davis, viene approvato un emendamento, ecco nel 77, l'emendamento Hyde, che ritira i fondi dello Stato federale che erano destinati a pagare gli interventi di aborto. Per cui che succede? Che nonostante l'aborto sia ufficialmente legalizzato, nella pratica le donne che possono accedere sono quelle delle classi che possono permettersi di pagare l'intervento. Quindi comunque le donne immigrate, le donne nere continuano a restare escluse dalla possibilità di accedere al diritto di vivere una maternità consapevole o meno. Infine, per chiudere questa digressione sulla le questioni che vengono accennate nel manifesto del Combahima, che poi Angela Davis analizza più nel dettaglio, un'altra questione che è centrale per comprendere qual è la diversa percezione dal punto di vista delle donne, delle femministe lesbiche nere rispetto ai temi centrali della pratica della riflessione femminista, un'altra questione problematica è il rapporto tra pubblico e privato, tra sfera domestica e lavoro. Cioè, come immagino che sappiate, le donne nere, cioè le donne in generale hanno sempre dovuto lottare. Una delle questioni insomma centrali per anche per la prima ondata del femminismo è proprio la questione
della distinzione tra pubblico e privato, il fatto che appunto le donne fossero relegate nello spazio privato e che l'accesso alla polis, alla vita pubblica, alla partecipazione politica e sociale fosse qualcosa che era negato alle donne. In realtà per le donne nere afroamericane che vivono l'esperienza della schiavitù e poi comunque dello sfruttamento sul mercato del lavoro in una società razzista e patriarcale, casa, come spiega Bell Hooks anche nell'Oggi nel Margine, la casa è uno spazio in cui le donne si sentono protette, si sentono libere di coltivare le proprie relazioni, di crescere i propri figli, ed è uno spazio a cui devono rinunciare per andare a lavorare fuori. Quindi il lavoro in realtà invece è il luogo della schiavitù, dello sfruttamento, della violenza, dello stupro, è il luogo in cui si rinuncia a crescere i propri figli per crescere i figli della padrona bianca. Quindi anche la percezione appunto di una, per esempio, possibilità di emancipazione attraverso il lavoro è molto problematica dal punto di vista di una donna nera, così come appunto il rapporto tra pubblico e privato, nel senso che la sfera domestica è quella in cui ci si può sentire al sicuro, mentre la sfera pubblica è quella in cui si vive nella continua minaccia del rischio di subire violenza, e quindi insomma una percezione appunto molto diversa di questioni centrali per il femminismo. E quello che conclude Angela Davis è che appunto il movimento femminista americano ha fallito nel riconoscere l'esperienza e il punto di vista delle donne nere. Ah, scusate, io intanto devo prendere fiato, ma mentre prendo fiato mi chiedevo, ma fin qui insomma è tutto chiaro? Ci sono questioni che vi lasciano perplesse o che non vi convincono? Le domande le facciamo alla fine? Come volete, diciamo che cioè, per me anche liberamente, cioè nel senso, magari se ci sono domande che sono un chiarimento su quello che ho detto finora, le possiamo fare adesso, così andiamo avanti avendo tutto chiaro. Se invece ci sono forse osservazioni, questioni che richiedono invece magari un approfondimento insieme, forse se non sono urgenti le possiamo rimandare a dopo, però ditemi voi, cioè liberamente, se... cioè i chiarimenti, ecco, io vi chiederei di se ci sono questioni anche, cioè io immagino che magari qui ci siano persone che hanno esperienze molto diverse, ci sarà chi già sa tutto quello che sto dicendo, chi ha già letto i testi e quindi forse troverà anche noioso e ripetitivo quello che dico, e ci sarà chi invece non ha idea di che stiamo parlando, quindi io sto cercando di mantenere un registro, insomma, spero chiaro e appunto proprio di base comprensibile, però ditemi voi. Io se... un chiarimento e poi le altre domande, però magari c'è le segne e poi le facciamo ovviamente. Sì, una è una questione, un chiarimento su la questione che magari diciamo i militanti maschi accusavano di tradimento le donne che praticavano il separatismo nero, cioè nel senso separatismo lesbico forse? Sì. Su questo rapporto in generale tra donne nere e donne maschi impegnati e maschi pieni, sì. Impegnati comunque in diritti civili, ma con una scelta femminista da parte delle donne. Cioè, nel senso, si sono creati, diciamo, dei cortocircuiti come, per esempio, non che voglia fare un paragone, ma per cosa c'è in mente, come in Italia per la questione della doppia militanza, del tradimento, per la questione di classe, nel senso che il militante classico italiano accusava le femministe di togliere unità al movimento operaio. Questa cosa si verifica, cioè si può fare doppia militanza per le donne nere? Allora, ovviamente l'espressione doppia militanza è ovviamente tipica del femminismo italiano e delle... però assolutamente sì, nel senso è una delle questioni di cui parlano proprio le autrici del manifesto del Black Feminist Statement,
ed è una questione centrale per il femminismo nero, che tra l'altro insomma affronterà anche Bell Hooks successivamente. Cioè, quello che dicono le femministe nere è appunto: noi dobbiamo sviluppare una politica femminista che sia però diversa da quella delle femministe bianche, e una politica antirazzista che però non è la stessa dei maschi neri, per cui dobbiamo lottare contemporaneamente contro il razzismo e contro il sessismo, però ovviamente ogni volta che lo facciamo ci troviamo ad essere accusate dai maschi neri di tradire la appunto la lotta contro il razzismo, e dalle femministe bianche magari di tradire appunto la solidarietà tra donne in favore di una solidarietà antirazzista con gli uomini neri. Ovviamente è un problema che poi ritornerà anche negli anni successivi, e che probabilmente non è mai stato risolto completamente, però è chiaro che non esiste una soluzione univoca, e che poi diverse autrici e diversi gruppi politici danno delle risposte diverse a questo problema, che è un problema appunto che riguarda proprio l'organizzazione del movimento. Cioè, quello che insomma io vorrei che fosse chiaro è che qui parliamo sia di una, cioè parliamo di una riflessione teorica che porta anche appunto a una nuova epistemologia femminista nera, e quindi un modo di conoscere e di guardare il mondo, ma parliamo prima di tutto appunto di pratiche politiche che nascono da esperienze di collettivi di femministe nere all'interno di un movimento. Per cui, per esempio, su questo punto nel manifesto, il Black Feminist Statement, le donne del Combahee River Collective hanno un secondo punto, che è quello in cui specificano in cosa crediamo, si intitola, poi in realtà spiegano anche in cosa non crediamo, e parlano proprio anche delle forme di organizzazione, del fatto, della questione appunto dell'intersezionalità, della politica dell'identità e della questione del separatismo. Che cosa dicono su questo? È un po', secondo me, una risposta a questa tua domanda, che poi ovviamente non è la stessa per tutte le femministe nere, però in questo caso specifico loro partono da una politica dell'identità, che è una politica basata su appunto il riconoscimento di un'identità collettiva, no? Loro dicono: nessuno lotterà per difendere i nostri diritti come lo facciamo noi stesse. La lotta più radicale che è possibile fare è quella a partire dalla nostra esperienza specifica, e quindi dicono che tutto questa politica dell'identità è l'opposto di una lotta per la liberazione di qualcun altro, no? E questa politica dell'identità in realtà è un modo di organizzare la pratica politica che è cioè molto comune negli anni, tra il fine degli anni 70 e gli anni 80 negli Stati Uniti, una pratica comune per tutti quei gruppi che sono marginalizzati, per cui appunto i neri, gli ebrei, i gay, le lesbiche e anche le femministe nere, che dicono però partiamo da noi appunto, no? Come sostengono anche le femministe bianche, però partiamo da noi, dal nostro punto di vista specifico di donne femministe nere. Però questa politica dell'identità in realtà potrebbe sembrare paralizzante. Su questo poi magari apriamo un dibattito con Barbara, che immagino che toccherà in maniera critica questa questione, ma non è una provocazione, Barbara, un po' le smorfie. Però appunto fanno un'affermazione molto esplicita su una scelta di adottare una politica dell'identità, però poi una scelta che insomma potrebbe essere anche criticata, cioè si potrebbero accusare di una sorta di essenzialismo, no? Allora voi parlate solo per le donne nere, avete un'idea di che cos'è l'essenza, l'esperienza specifica delle donne nere, ed è quella che è data una volta per tutte. Invece no, la cosa incredibile è che loro agli inizi degli anni 70 hanno già una consapevolezza specifica di quanto questa politica dell'identità possa però diventare pericolosa e reazionaria, per cui accanto a un'affermazione di politica dell'identità
però poi fanno anche un tentativo di decostruire questa identità, cioè dicono: noi non crediamo in nessun tipo di determinismo biologico, per cui i maschi non sono automaticamente nostri nemici per il semplice fatto di essere nati biologicamente, materialmente in un corpo di maschi, ma sono nostri nemici in quanto la mascolinità è stata socialmente costruita come un'oppressione nei confronti delle donne. E quindi a questo punto qual è la conseguenza per la nostra pratica politica? Noi strategicamente non possiamo adottare un separatismo come è quello delle lesbiche nere, dell'organizzazione nazionale delle femministe nere, che appunto praticavano il separatismo, da cui loro però del Combahee River Collective si distaccano, proprio perché le considerano distanti per le loro posizioni troppo borghesi e non abbastanza radicali. Dicono: noi non possiamo praticare il separatismo perché appunto ci sono alcuni maschi neri con cui noi vogliamo costruire delle alleanze politiche per lottare contro il razzismo. E quindi noi di questa solidarietà con i maschi neri in alcuni contesti, quando dobbiamo lottare contro il razzismo, ne abbiamo bisogno e la pratichiamo, ed è qualcosa che le donne bianche non possono comprendere, perché loro non hanno questo bisogno di essere solidali con i maschi bianchi, perché per loro i maschi bianchi rappresentano soltanto gli oppressori, mentre per noi in alcuni casi sono dei nostri alleati. Mentre in altri contesti, quando dobbiamo lottare contro il sessismo, è chiaro che dobbiamo anche prenderci la responsabilità di lottare contro i maschi neri quando loro esercitano il loro potere in quanto maschi. E quindi, però, secondo me, insomma, il valore veramente pionieristico e insomma fondamentale, sia da un punto di vista politico che teorico, di questo testo è proprio la capacità di articolare le oppressioni di genere, di razza e di classe, e di appunto riconoscere il modo in cui interagiscono simultaneamente nella vita delle donne, e il fatto che appunto non è mai possibile scindere l'una dall'altra, perché le donne nere sperimentano queste oppressioni contemporaneamente. E non so se in questo, insomma, ho risposto. Prego. Una cosa veloce, perché una domanda mi faceva venire in mente, insomma, un libro degli anni 70 che ho letto, di un giornalista italiano che ha fatto, insomma, un'inchiesta in presa diretta, proprio del 74 se non mi sbaglio, si chiama Gianmarco, sul Black Power, mm-hmm. E c'era tutto un capitolo proprio sulla lotta delle donne nere, con un'intervista a una assistente sociale, insomma un'avvocatessa che ha cominciato a fare lavoro di base in una comunità di donne nere in un paesino vicino a New York, in cui praticamente si era realmente costituita una comunità in cui l'80-90% di quelle donne lavoravano nei quartieri delle donne bianche, insomma, per fare pure per tracciare una linea su quello che dicevi tu prima, la condizione lavorativa, la condizione casalinga e il rapporto invece con i maschi neri. Loro vivevano questa condizione, insomma, per cui lavoravano nelle case delle donne bianche, quindi vivevano questa condizione di sfruttamento. Il rapporto con i maschi neri a livello, insomma, di rapporto familiare era molto diverso da quello che invece vivevano le donne bianche, perché c'era un livello comunitario di donne e bambini, per cui i maschi invece erano molto di passaggio, cioè nel senso che c'erano molte donne che avevano figli con più di con uomini diversi, e la presenza dell'uomo dentro il focolare domestico era molto di passaggio, quindi era molto delegata a loro, ma anche proprio come proprio spazio, proprio territorio. E vivevano proprio questa, hanno cominciato a vivere questo problema con i maschi neri quando a un certo punto hanno cominciato a fare delle lotte sulla questione dell'affitto, sulla questione delle condizioni materiali di vita dentro quei quartieri. E l'hanno fatta loro, perché non certo gli uomini, che stavano pensando, insomma, ad altri tipi di battaglia per l'emancipazione dell'uomo nero contro l'uomo bianco, e che, insomma, rispetto alla casa, alla famiglia o comunque a un ambito collettivo di crescita, non avevano nulla a che fare, né tantomeno sulla questione del lavoro, di cura dentro le case delle donne bianche.
e dice che ci sono stati vari step di questa lotta, che poi è diventata veramente una lotta che incideva, cioè i padroni di casa hanno ricominciato a mettere a posto le case, hanno ricominciato ad abbassare gli affitti, hanno abbassato le bollette, insomma tutta una serie di battaglie che poi hanno funzionato, però ci sono stati vari step, dicevo. E a un certo punto, quando la loro lotta arrivava a un livello di scontro ed era magari allo stesso livello dello scontro delle lotte degli uomini neri, gli uomini neri insomma avevano proprio questa logica del tradimento, cioè la vera battaglia è la nostra, voi create solo dei diversivi per cui i padroni bianchi possono romperci i coglioni perché ci siete voi, quindi adesso state zitte, ricominciate a fare quello che dovete fare e basta. Questa era, cioè, per restituire anche il dibattito molto cruento a livello della vita, poi oltre che a livello dei dibattiti teorici che sono stati, cioè la questione veniva, come dicevi prima tu, da reali condizioni di vita e di lotta. E finiva questo racconto con, e questa è la cosa che mi ha impressionato di più, che proprio all'interno di questi quartieri, di queste città, si arrivava il più delle volte, visto che c'erano anche delle forme di violenza fisica degli uomini neri sulle donne molto frequenti, a veri e propri omicidi da parte delle donne. Cioè le donne, a un certo punto, succedeva più di una volta, raccontava questa assistenza, cioè, che veniva chiamata nel cuore della notte perché le donne, soprattutto quelle che più erano insomma, in prima linea nelle battaglie che riguardavano le donne nere e la loro condizione lavorativa e di vita, accoltellavano gli uomini che rientravano a casa magari dopo una settimana e gli dicevano: che cazzo la state facendo, state zitte, non più. E c'erano veri e propri omicidi. Quindi il livello di articolazione delle lotte, se a un livello teorico è stata insomma ci sono state delle aperture interessanti e importanti, a livello poi della vita e dello sviluppo collettivo delle lotte è stata una cosa che a tratti molto cruenta. E quindi poi si capiscono anche tutta una serie di difficoltà e di scissioni e di conflitti, perché insomma, se il conflitto era grosso e forte con i bianchi, allora era pure tra i neri. Giusto per restituire No, grazie del contributo, io insomma credo che abbia risposto, anzi, meglio di me alla domanda, e io qui chiudo e passo la parola a Barbara, perché insomma ci sarebbero tantissime altre questioni da affrontare, ma insomma se parla ancora non lascio spazio né a Barbara né alla discussione che vorremmo fare insieme, quindi poi magari qualcos'altro lo aggiungiamo dopo, dai. No, grazie a te. Per avermi fatto segno, non mi ero accorta di aver sperato con i tempi. 56 minuti. Parlo poco. Allora, io invece non so se avete consultato i libri che erano i testi che erano stati consigliati di lettura per oggi. Io invece mi concentrerò fondamentalmente su un testo che è invece un testo contemporaneo, e soprattutto ci spostiamo dagli Stati Uniti, arriviamo in Europa, fondamentalmente. Sì, ma sono mandata. È un elemento di disturbo, ha riso tutto il tempo mentre parlavo, mi distraevo. Ci spostiamo in Europa, ci spostiamo nel contesto attuale, ci spostiamo nell'Europa post 2001, quindi ci spostiamo nel post 11 settembre e passiamo un po' da dinamiche piuttosto legate alla schiavitù e fondamentalmente alla schiavitù, passiamo invece ad un contesto più coloniale e postcoloniale. E a come le questioni di genere, razza, sessualità, classe e quindi questioni fortemente intersecate tra di loro si riallineano nel nuovo contesto post 11 settembre. E lo faccio attraverso un testo che ho scelto di mettere in relazione col testo consigliato da Sonia, perché non solo perché questo testo si richiama a quella tradizione teorica, cioè un testo che nasce, cioè se non ci fosse stato il Combined River Collective, se non ci fossero stati ovviamente la produzione teorica e politica delle donne nere,
voglio dire, questo testo non sarebbe stato, però questo testo è in relazione con quella roba lì, e anche perché mi sembra molto interessante passare da anni 70 a soggettività di femministe e lesbiche nere a 2007, se non sbaglio questo testo è stato scritto, a soggettività queer e queer of color. Faccio una piccola precisazione, nel testo c'è una traduzione che io trovo abbastanza problematica, perché of color viene tradotto con di colore, e c'è tutto un dibattito anche tra di noi sulla difficoltà di traduzione, il fatto che una parola come of color negli Stati Uniti abbia una forte valenza politica, un contesto angloamericano abbia una forte valenza politica, nel momento in cui viene tradotto in italiano ha una sfumatura razzista, perché la parola di colore in italiano viene dal gergo lombrosiano ed è stata introdotta da Lombroso nelle sue classificazioni razziali, quindi è comunque un'espressione abbastanza pericolosa. E poi in italiano, quando usiamo di colore, spesso assumiamo la bianchezza come un non colore o come essenza di colore, come universale, e quindi è in base a quello che poi produciamo il colore. Volevo dire questo, l'ho detto. Ok, nonostante io, cioè, nel senso, questo non è una critica ovviamente ai compagni e alle compagne di Facciamo Breccia, che hanno fatto un lavoro incredibile nella traduzione di questo testo, però appunto. Che anzi ringraziamo, sono all'ascolto. Lo saranno, li ringraziamo ovviamente. No, per aver fatto circolare questo testo, volevo dire, perché è un problema in Italia proprio la ricezione. Quindi cosa succede? La differenza tra questi due testi, ad esempio, è che il testo che ci ha parlato molto Sonia è un testo che guarda molto alle dinamiche interne, soprattutto diciamo nel contesto del movimento antirazzista. Invece il test guarda anche, diciamo, denuncia anche poco il razzismo, diciamo, nel femminismo bianco. Invece questo testo è un testo che sviscera tutti i meccanismi di islamofobia e di razzismo che iniziano a fare breccia nei movimenti di liberazione omosessuale a maggioranza bianca in Europa. Quindi io cosa farò? Fondamentalmente, vabbè, dirò un paio di cose su questo testo, poi mi riallaccio a questo testo, mi riallaccio a uno dei testi fondamentali che è dietro questo testo, che è un testo di Just Be Queer, che è una teorica statunitense of color queer, che ha scritto questo testo che si chiama Terrorist Assemblage Homonationalism in Queer Times, quindi farò riferimento a questo testo, e poi, dopo aver brevemente sottolineato un po' quelli che sono gli elementi che vengono fuori da questi due testi, passerò a delle analisi di immagini, quindi un po' anticipando il lavoro che verrà fatto nei workshop, e cercherò di leggere, con questi strumenti cercheremo di leggere un po' il contesto italiano e anche di, diciamo, di ribaltare, nel senso, questi strumenti che sono stati prodotti da soggettività of color, come possono essere utili nella lettura invece di movimenti a maggioranza bianca, quindi come possiamo interrogare la bianchezza e la whiteness con questi strumenti, e quindi interrogare anche la posizione che la maggioranza di noi oggi occupa fondamentalmente in questo spazio, negli spazi che attraversiamo. Quindi allora io vado direttamente sul testo. Il testo si chiama Imperialismo Gay, discorsi su genere e sessualità all'epoca della guerra al terrore. E il testo parte un po' da quella che è l'analisi della questione dei diritti, di diritti legati a questioni di genere, a questioni della sessualità dopo l'11 settembre. Se prendiamo in considerazione la guerra in Afghanistan, ad esempio, una delle retoriche che era dietro la guerra in Afghanistan era il concetto di liberazione delle donne e di andare a liberare le donne afghane dal burka, dai talebani, eccetera, eccetera. Quindi la guerra ha assunto immediatamente, l'imperialismo ha assunto immediatamente una connotazione di genere, no? La liberazione delle donne.